Ennesima tragedia dell'immigrazione. In 13 muoiono annegati durante lo sbarco sulla spiaggia di San Pieri a Scicli, 7 delle riprese del commissario Montalbano. Erano stati frustrati e costretti a tuffarsi quando ancora erano troppo lontani da riva. In 60 riescono a raggiungere terra e a far perdere le proprie tracce, ma uno viene investito da un'auto pirata. È grave. Fermati due presunti scafisti. Mafia, assolto il senatore Antonio D'Alì. Non ci furono condotte tali da favorire Cosa Nostra nell'ultimo ventennio. Il GUP non prende in esame invece i fatti antecedenti al 1994, perché prescritti. La prima telefonata da Silvio Berlusconi, che si congratula con il suo ex sottosegretario agli interni. Concorsi truccati all'Università di Messina, ai domiciliari il preside di farmacia Giuseppe Bisignano ed il professore della stessa facoltà Giuseppe Teti. Nell'indagine della Guardia di Finanza coinvolti anche altri 5 nomi illustri dell'Ateneo, fra cui l'ex rettore Francesco Tomasello. Una ventina di avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettanti attivisti no MUOS per il picnic di protesta all'interno della base MUOS di Niscemi di sabato 21 settembre, contestato il reato di invasione di luoghi di interesse militare. Dialogare con tutti per portare avanti il governo della Sicilia. Il presidente Crocetta apre le larghe intese ma senza promettere posti in giunta a nessuno. Intanto i capigruppo decidono sull'ordine dei lavori. Ci sono solo 3 mesi per fare le riforme ed approvare il bilancio. Possono tornare al lavoro gli ex PIP. Sarà la regione a pagare l'assicurazione infortuni per tutti. Oltre 2.000 persone da metà settembre non riuscivano a prendere servizio perché enti e scuole di destinazione non li prendevano in carico senza assicurazione INAIL. Restano fuori ancora in 700. La spiaggia di Mondello a Palermo ha accolto la nascita delle sue prime tartarughe Caretta Caretta. 31 esemplari di circa 14 grammi di peso ciascuno sono venuti alla luce tra la sabbia del lido ombelico del mondo ed hanno raggiunto il mare. Il tratto di litorale è rimasto transennato per preservare le piccole uova non ancora schiuse. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, seguici su www.blogsicilia.it.